Ciao a tutti, bentornati. In questa lezione voglio farvi vedere un paio di esercizi molto molto utili per la mano sinistra, per l'indipendenza e per diciamo, migliorare la nostra tecnica. Sono esercizi che probabilmente avrete già affrontato, però io a distanza di circa 20 anni che suono, quotidianamente rifaccio perché sono sempre molto molto utili e consistono nel faccio vedere un attimo l'esercizio proprio classico, la scala cromatica, diciamo un dito per tasto. Semitoni, fa diesis, sol diesis, si bemolle, si, do diesis e così via. Il famoso 1, 2, 3, 4. E ci sono però molte varianti di questo esercizio, quindi possiamo aumentare un po' la difficoltà e quindi il livello di esecuzione. Per fare questo possiamo innanzitutto, come dico sempre, ognuno inventarci i propri esercizi, quindi partire dalle basi. Partite sempre magari dal sesto, ottavo tasto all'inizio, perché qui i tasti sono molto più larghi, si fa più fatica. Arriviamoci piano piano. Partiamo ad esempio dal sesto, quindi dal si bemolle. L'1, 2, 3, 4 famoso sarebbe si bemolle, si, do diesis. Io posso invertire a mio piacere tutte le note, quindi ad esempio fare 4, 3, 2, 1, oppure 4, 2, 3, 1, 2, 4, 3, 1, e poi spostarsi in su o in giù, vedete voi. Quindi queste sono le prime varianti sull'esercizio, ovviamente partendo lentamente e curando i dettagli, ovvero le note devono, anche quando si fa magari prendiamo un attimo 2, 3, 4, 1. Curate il suono innanzitutto, quindi tutte le note devono uscire bene, senza rumori strani e altro, e curate anche diciamo, la posizione delle dita che non suonano, ovvero mentre io premo il mignolo, le altre spesso vedo ai miei studenti questo. Che quando si suona con altri diti, le altre si allontanano un po' da un movimento che ci viene naturale all'inizio, ma vi consiglio, specialmente sempre parlo con chi sta iniziando a suonare basso, vi consiglio di correggerlo subito perché alla lunga poi è molto più complicato e quando dovrete fare cose un po' più veloci, un po' più tecniche, questo movimento inutile darà molta, molta noia e fastidio in quello che farete, quindi è meglio subito farci caso e tentare allenarsi per eliminare il problema. Quindi le dita devono rimanere praticamente, se volete, anche proprio con le corde premute, quindi parto con l'indice. Quando suono il medio, vedete, l'indice rimane attaccato. Riprendendo l'esercizio di prima, che non mi ricordo più. Vedete che le dita rimangono sempre molto vicine alla tastiera. Questo vi aiuterà molto.
L'altra variante di questo esercizio che volevo proporvi, quando ovviamente vi sentite in grado, vi sentite sicuri con, diciamo, chiamiamoli esercizi base, è quella di lasciare un dito sulla quarta corda, quindi rimaniamo un attimo col si bemolle, quindi indice si bemolle. Rifacciamo 1, 2, 3, 4. Invece di andare sulla terza corda, quindi con l'indice sul mi bemolle, rimango con l'indice sul si bemolle della quarta corda, quindi. Quando sono arrivato qui, porto l'indice sulla prima corda, lo stesso tasto. Questa volta rimango sempre sulla prima, quindi. Anche qui poi potete variare, ad esempio tengo l'anulare. Tengo il minimo. Scusate. E poi ci sono altri milioni di varianti che possiamo inventarsi, tipo quella di tenere fermi le due dita invece che una, quindi vedrebbe. Oppure 3 addirittura. Altri esercizi, vediamo se mi viene in mente qualcosa a quest'ora di sera, poco probabile. Invece di, ad esempio, uno molto utile, fanno specialmente musicisti classici, che ho la moglie che vedo che studia sulla viola. Mi fa una testa così, dice dovresti farli anche sul basso. Vediamo. Quindi invece che ora ovviamente loro non avendo tasti parlano in posizioni, in note. Comunque per noi bassisti, specialmente chi ha basso con i tasti, parlando appunto di un dito per tasto, possiamo invece che utilizzare 4 tasti, utilizzarne 5 e possiamo fare esempio così. Indice, medio, anulare e col minio suonare a un tono di distanza. Oppure fare questo movimento. Anche con questo tipo di esercizio cambiare la disposizione. Insomma, inventate e vi ho dato solo qualche spunto, qualche possibilità in più, però poi dovete essere voi come sempre a usare la creatività. E magari anche scriverveli, che fa sempre bene anche quello, e inventare, sperimentare e curare i dettagli, sempre. Spero che vi sia piaciuta anche questa lezione e se fosse così vi prego di condividerla e mettere mi piace al mio canale YouTube, al mio Facebook, eccetera, eccetera. Vi ringrazio tantissimo, vi auguro una buona serata, se anche per voi è sera. Se no vi auguro qualsiasi cosa sia e ci vediamo al prossimo video.